Drammaticissimi problemi tecnici, ma il nostro staff è riuscito a risolverli. Vero Alloni? Yeah! Lo staff è riuscito a risolvere i problemi. Grazie ragaz. Veramente non sapremo come fare senza di voi. Passiamo subito al primo pezzo, perché abbiamo perso 10 minuti così. Vai, Ice Stone Brain, Countdown. You will lose control. You know that you got to know there's no communication. You'd be alone for the new revolution. Out of control, out of control now. It's like living in a show where everything has to go. But the current addiction is all in all, just like an addiction. Out of control, out of control now. This is what I do. See what is the situation? Out of control, out of control now. What I want now is got to see what is gonna be. Today technology drift runs faster than me. And I feel this addiction under my skin. Under my skin now. And I wanna know, tell me. Pesissimi gli Ice Stone Brain, vero Aloni? Sì, parlami degli Ice Stone Brain, Aloni, tu che ne sai molto, diciamocelo, vero? Ma basta analizzare il nome, ragazzi, cioè non è tutta questa cosa misteriosa. Sì, esatto. Allora, dicevamo, problemi drammaticamente tecnici, ma secondo me, posso dirti la mia, c'è stato un sabotaggio da parte di Pronsor, credio. Beh, chiaro, quella miserabile perché, radio, perché lui ha avuto tempo stavolta, visto che andiamo in onda in tarda serata. Tardissimo. Infatti, se notate in basso c'è il bollino rosso. Sì, là. Ma dove? Il bollino rosso. No, non è il bollino. Ah, sì, questo qui, ok. Esatto. Vedi. Sì, ma lo vediamo solo noi due, scemo.
Allora, comunque, allora, c'è Panè, allora non possiamo stare qua, c'è Panè, perché è il Bolino, c'è Bolino Panè, Rosso. C'è Panè connesso. Davvero? C'è Panè connesso, connesso. C'è Panà connesso. Cosa ci dice? Cosa ci dice? Niente, ha detto, ma quella che hai davanti è la tastiera dei Dream Theater, quella che gira. No. Vabbè, ho detto, ha delle colpe che non sa neanche lui. Grande Panè. Allora, prossimo pezzo, Alloni, passiamo subito al secondo. Quest'estate, i primi di giugno, ho scoperto questa band. Allora ho voluto mettere in scaletta oggi, che è il primo giorno d'autunno. No, era ieri. No, il 22. No, era il 21. Sì, lo so, però sul giorno. E oggi, scritto, fra l'altro, è il 23. Quindi. Porca puttana. Sei rimasto indietro di 48 come, ore. Come passa il tempo? È vero? Porca, beh, puttana. Quando fai quello che ami, passa in fretta. Oppure, oppure quando non fai le ferie. Esatto. Sì. Anche. Okay. Va bene, quindi questi sono gli Harp con Rising. Dovrebbero
erano gli Harp, Alloni. Parlamene. Questi erano gli Harp. Harp. Io li ho sentiti dal vivo il 2 giugno al Spazio La Deriva. Mi sono piaciuti perché Sebastian, esatto. Sebastian Bach è di sobria ed elegante. Cosa? La canzone. Certo. E la, no, forse parlava della linea di basso principalmente, però sì. Certo. Allora, ricordiamo che i disguidi tecnici che abbiamo avuto nei primi 10 minuti sono stati causati da una radio rivale. Da una radio rivale, Pronsero Credio, la peggior allo della storia. Certo. No, il peggior allo della storia è qua. Bravo. La peggior radio della storia, Pronsero Credio. Alloni, di qualcosa. Qualcosa ai tuoi Funs. Perché mangiato dall'invidia. Lui agisce dilaniato così. Dalle carie dell'invidia. Sì, agisce così, va sabotando le radio principali con 8, 12, 10 ascoltatori. Sì, perché lui è invidioso che ne ha uno o due. Esatto. Che sbagliano connessione, che cambiano il cellulare, che gli parte la roba da soli. Esatto, ma ha poco da offrire quella radio pietosa, comunque, diciamocelo. Esatto, non se lo credo. Una radio che basata sui sabotaggi di altre radio. Sì. Allora, dai, terzo pezzo, c'è il nostro amico il Petty, Lester. No, esatto, tra l'altro ricordiamo che è stato fatto, ho visto il video, è stato fatto molto bene da uno che fa le animazioni. Okay. Mi è piaciuto molto e di conseguenza è uscito ieri, credo, questo pezzo o l'altro lunedì, scusami. Il tuo ieri, prima abbiamo capito che è 3 giorni fa, quindi sarà uscito 3 giorni fa. No? Ragazzi, il tempo è relativo. Sì, sì, assolutamente. Mi raccomando, fagottina più che puoi. Come si chiama il pezzo? Mi sono rimasti gli spinaci nei denti. Fai schifo a tutti, ma a tutti. Cioè, non c'è una persona a cui non fai schifo su questo pianeta. Allora la prossima volta che mi fermano, mi fermano e gli dico: ma faccio schifo anche voi. Loro mi rispondono: abbastanza. About Vegels. Il prossimo pezzo è di Alpa Records, detto Lester Grinowski, The Perfect Time to React. Addirittura. Yeah.
Ok. Bella Alpa. Perfect time to react. E abbinati, ragazzi, c'è anche il merchandising nuovo che andrà a toccare l'autunno e l'inverno di tutti i live al chiuso. Mi raccomando, il merchandising. Ah, io vecchio l'ho prenotato, solo che non vado ad Aosta, ma lo vado a prendere dallo zio Dave. Ci sono, esatto. Dallo zio Dave on the drums. Salutiamo grande Dave, salutiamo Dave anche. Ciao Dave. Allora, iniziamo a dire ciao anche Nino, c'è anche Nino, c'è anche Vacondio, credo. Ah, pensavo Nino tuo fratello. No, Nino che suona con Lester. Sì, sì, l'in-house. Allora, cioè, inizia a dire le date, perché il prossimo pezzo è di un gruppo che suona domani, se non sbaglio. Suonano domani perché è successo un disguido tecnico di pioggia quest'estate, quindi hanno ripreso la data ed è domani all'Orange 182 al Parco Enzo Ferrari. Suonano i nostri amici Excite, esatto, che sono composte da Alice Bandie e il batterista degli Excite, che probabilmente forse questa volta potrebbe essere ma Omacca o Espo, il batterista degli Excite. Sì, perché Espo una volta non ha suonato perché aveva fatto male al polso, no? No. Allora sai un po' com'è. E allora ha detto dai, stavolta dai, no, sai dai, ragazzi, non, stavolta ragazzi non vengo, ma esatto. Polso. Polso. Oh, sai che non mi ricordo di che disco è. Ah, di questo qua. Allora, il pezzo abbiamo detto Excite, Ice is Melting. Ice is Melting. Excite. Excite. We'll be right back.
Bella gli aghi. Guarda, giusto un pelo prima del tuo pietoso rutto. Ah sì? Cioè un pelo dopo, scusa. Sì. Ah. Quindi non io volevo dare un... Sei riuscito a non volevo renderti... dare una scossa. Sì. Diamo una scossa a questo posto, sì, come amici. The Mask. È la prima puntata serale che facciamo, Loni. Sì, la prima puntata serale. Cioè nel senso che proprio iniziamo alla sera. Sì. Abbiamo deciso di iniziare alla sera per andare... Perché? Perché questo? Non lo so, dimmelo perché tu. Perché volevamo togliere quella folla oceanica che avrebbe parcheggiato al Novi Sad per andare a vedere sì, mi sembra che sia riuscita la missione intimo, secondo me sì, sì cioè, allora non si sa dove c'è meno, non si sa dove ci sia meno pubblico, se ad ascoltare noi. Beh, o Penne. Potremmo chiamare Penne in diretta. Sì, fatà. Vabbè, li chiamiamo prima o poi li chiamiamo, perché ricordiamo che presto inizieranno le 100.000 sessions miserabili. Esatto. 100.000 session. I qui, vostri gruppi preferiti locali qui live al 100.000. Live al 100.000. E poi voglio vedere. Non voglio pensare se, che sia una cazzata da niente. Ah, tra l'altro, quelle puntate che facciamo live non verranno registrate e verranno soltanto vendute in DVD. Un Blu-ray, sì. Credo anche. Sì, assolutamente. Con un Dolby Digital 362 set. Canali. Bravo, sì. Esatto. Sì, assolutamente. Perché abbiamo un mixerista. Ehi. Qua interinale, quello che tira fuori la testa. Sì, quello. Torna che ha risolto i problemi prima. Stai lì. Via, persona. Il tuo contratto scade alle 10. Vai poi via, poi ci guardiamo. Dai, persona, vai via. C'è contratto di 2 ore e gli facciamo fare un'ora straordinaria non pagata. Esatto. Buonasera. Allora, prossimo pezzo. Un nostro amico che presto verrà a trovarci e a suonarci qualcosa con l'acustica. Mm-hmm. E stiamo parlando di Angus McCog. Angus McHogg. All'anagrafe Antonio Tagoni. Antonio Tavoni. From Antonio Tabarroni. From Vignola City. E questo pezzo dal disco del 2009 Anorak, dove ha suonato anche Lucio, il nostro batterista. Bello. Perché suonava con lui all'epoca. E il pezzo si chiama Crockery in the Cupboard. Vediamo se lo trovo. Sì, è qua. Esatto. E quindi godetevi questa How do you queste chitarre tonight? Acustiche, questa atmosfera. Angus McCog. Thank you.
back at home. He says, I won't talk if you'll never come. He says, call me on. He says, watch her blow. He says, shall I down while the ring's on fire? He says, call the liar. Supermarket driver. This is almost got her. Call her back your time. And then get into the crowd. Allergy was there. Selling broken stereo keep made. David plays at night. Well, buses found their ways. Through lights of empty glasses, faces. And don't the sleep has grown the copper. Till nothing changed, I was feeling so radical. But the morning came to cool me down. It was feeling so much better, so much pain. Cause I was feeling so much better, so much pain. Angus McCog, super, sempre con le sue atmosfere un po' americana, country. Finisce con l'uscio qua. Exactly. Allora avremo Angus in una delle prossime puntate, se non la prossima quella dopo, perché non sappiamo se la facciamo questa settimana. In effetti gli avevo detto già giovedì prossimo, ma forse giovedì prossimo ci sono dei problemi, quindi non una so. Settimana un po' piena di impegni musicali e musicanti. Tra l'altro la prossima settimana Meghe inizia la sua scuola di canto a domicilio. Sì. Però solo come demo, solo sì. Nella città di Trieste, un'ora. Cioè tu vai là, scuola a domicilio è Tu ti cioè, sei preso l'impegno, cioè, c'è una casa là in cui io vado e mi danno le lezioni di canto. C'è un ragazzo, uno ha chiesto lezioni di canto a te. Ah, e tu sempre fai la fai la promo partendo da Trieste, perché non vuoi subito andare a rompere il mercato interno dell'Emilia Romagna. Ah, bene, ho capito. Vieni da sopra, parto un po' da fuori, tipo come gli spappari, vieni dal nord, fai avvolgimento, sì. Passi sì. Venezia. Come si chiama la città? Padova. Poi scendi, passi, saluti la Rovigo. Famiglia di Bibi, Rovigo. Bravo, scendi Ferrara, poi prendi la bassa modenese e arrivi a Modena. Ho capito. Allora sì, si può fare. Ma le mie lezioni, ti dico, che impartirò di canto, imparerà molto quella gente lì, te lo assicuro. Ma quella è la novità. Quella sì. È la novità. Sì. Cioè, dove chi è stato il suo maestro? Io Negoni. Bravo. Ecco perché fai schifo. Niente, un po' di meno e che. Già. Va bene. Beh, perché se volete prendere lezioni da Negoni di chitarra, soldi fissi. Quindi sì. è meglio imparare. È meglio. No, e poi comunque costano lezioni sì. di chitarra. Cioè, se volete delle lezioni di merda, le pagate poco. Cioè, di canto le pagate poco. Esatto. Non ti insegni un cazzo. Beh, forse segni, peggiori anche. Va bene, però sempre meglio che almeno passi un'ora divertente, diciamo. Esatto. Così. Ma se uno volesse imparare la chitarra da te, il prezzo è talmente alto, orario, sì, che diventa inaccessibile. È inarrivabile, diciamo. E allora tanto vale che ti insegni canto, che almeno per le vostre tasche è accessibile, sì, almeno. Comuni mortali, esatto. Ma non capirete mai cosa vuol dire essere ambienti, poveretti. In questi ambienti, noi esatto. siamo fortissimi. Noi siamo in questi ambienti. Ciao, siamo due amici fortissimi, scemo. Noi siamo due. E voi quanti siete che ci seguite? Loro sono quattro. Quattro, sembra. Infatti. Vabbè, siamo in sei alla fine in tutto. Figa, perché ci sono anche loro. Sì, esatto, loro siamo in otto.
Grande, le addizioni come in prima elementare. Importante saper fare le addizioni. Passa al prossimo pezzo. Passa a presentare il prossimo pezzo. Che ha insistito. Che è meglio. No, che è meglio, detta così era pesa. Comunque va bene. No, nel senso. Non c'è male. Ah, tra l'altro. Tra l'altro, domani. Ragazze. Tra l'altro, domani suonano loro. Chi? No, il 25. 25 è sabato. Sì. Suonano al Beer Stop di Maranello insieme, sì, insieme a, ai Out for Summer, che fanno una data comune al Beer Stop di Maranello. Queste Steel sono Bop. Le ragazze, sono le Pandoria, perché si legge Pandoria, e questa è Jody. Il nome del gruppo? Pandoria. Esatto. Pandoria. No, c'è la sigla. Sì, Alloni. Sì. Allora, dicevamo. No, torniamo a noi. Torniamo a noi. Quando tra l'altro sono andato a vedere il concerto che hanno organizzato al Parco Amendola, le Pandoria, io
Siccome c'era una gara che di diciamo velocità. No, una gara non era, in realtà non era una gara, era per zero. Calcolare l'entusiasmo del pubblico. E visto che era estate e da poco si potevano fare i concerti, io ero pieno di entusiasmo. Sì, e col mio entusiasmo contagioso, sì, diciamo, io ero una fonte, sì, di entusiasmo. Poi dopo traduco per la realtà. Ero una fonte di entusiasmo, ero talmente pieno di entusiasmo che ho contagiato quelli un po' vicini, sì, a me, che però io il mio entusiasmo l'ho dimostrato andando a sedermi nella sedia davanti al palco. Tutti erano timidi là indietro. Ok. Io ero sono stato talmente pieno di entusiasmo che ho vinto in sequenza un cavatappi delle Pandoria, sì, e una spilla delle Pandoria e quattro adesivi della Pandoria. Cioè hanno speso più in merchandising che a fare il disco. Io comunque io li ho vinti perché la gara c'era e quindi io comunque ho vinto queste cose qua. Beh, non è stato, ho visto un bel concerto, una serata, e ho vinto una tante cose proficua da portare. Sì, sono tornato a casa con un bel bottino di merchandising. Esatto. Oddio, Bonetti. Oh, parliamo un po' di Bonetti perché Bonetti è tornato, parlare, ragazzi. Vabbè, vecchio, è tornato due o tre puntate fa. Cioè non fa più notizia il suo ritorno. E ora sarebbe ora che se ne andasse di nuovo. Sì, però volevamo ricordare a tutti che Bonetti non è mai stato una puntata di Allora Credio from the beginning. Assolutamente, ma ci sarà. Sì, ci sarà. So che lo volete. Calcola che comunque è una presenza abbastanza pesante, quindi non potranno esserci altre persone. Adesso è molto più leggero. Adesso siamo su di te, è tranquillissimo. Sì, vabbè, non hai capito la gag. No, non l'ho capito. È molto più leggero. Bonetti una, vabbè. Ah, l'oca è leggera. L'oca è leggera. Sì, l'oca smunta. È dimagrita assai. L'oca smunta ora. L'oca snella, scusa. Pensavo fosse iniziato a far diero in Sicilia dalla esatto, dalla disperazione. L'oca snella. Lo sai che con la macchina è andato in mezzo a un incendio, ha dovuto fermarsi e chiudere tutto perché c'era, sì, quel fumo. Io ho visto il video pure. Sì, sì, fatta, me lo ricordo. Ha fatto pure il video. Che la gente quando, dice, scusa, quando stava nel regno Genagra. Bravo. Però sì, non abbiamo tra l'altro mi disse un barbellone, mi disse no, aspetta, Gucci, mi metto le chiare che fa più mafioso. Un bar è catanese, ma cugino invece per le metano. Cugì Bellone mi disse: ma sta ancora in Sicilia, Bonetti? Minghe se sta ancora in Sicilia. Sta in villaggio vacanze di Duddà, che non mi ricordavo come si chiamava. Telefona, ve beccate. Però è meglio se tu vai là, perché lui si sta lavorando. Ma chi questo? Bellone mi disse: ah, Bellone. Sta ancora in Sicilia? Detto, sì, sì. Telefonatevi che vi beccate. Vi telefonassi. E allora non li ha telefonati. No, ma chi è che vuol vedere Bonetti nudo e stupendo? Tutti, sì, infatti. Vabbè. È per quello che mi ha chiamato, per sapere se era ancora in Sicilia. E io gli dissi: c'è, ma invece non ci andò. Ci andò e non lo telefonò. Non lo telefonò. E non si videro. Comunque, non anticipiamo il regno Trinacria, no, perché dopo c'è un pezzo di Manuel, sì, quindi... che sarebbe ne anche parliamo ora. Dopo. Io avevo chiesto un pezzo vecchio, l'hai trovato? Io ce n'ho cinque lì. Oh, cacchiarola. Quindi... è lo stesso problema dei Fakir Tones. Vecchio, che un pezzo fatto vecchio, non è gli Stones che ha iniziato nel 63. No, però io mi ricordo che ho comprato il CD, ma ha fatto la fine di quello che fanno i CD che compro io nelle varie macchine, sì, che ho messo sotto la pressa. Esatto. Quindi devo ricomprare finisco tutte... sotto la pressa. Con la macchina, sì, però. Sì, assolutamente. Vabbè, allora mettiamo un pezzo di cambio, giusto che no, parlavamo del ballot. Durante ballot, il pezzo, sì, del Pangeria parlavamo del ballot. Sì. E bene, ovviamente. Se non avete mai visto il Bellot, ve lo consiglio di andare a vedere. Ti piace un concerto del Bellot? No, pensavo dicessi di persona, così da vedere come ragazzo. No? È un attore anni 90. È un attore porno. Anni 90, il esatto. Bellot è un attore porno anni 90. Assolutamente. Allora, mettiamo questo pezzo. Guarda, ho voluto mettere questo perché è la prima puntata serale di Allora Credio, quindi notte larga dei Cambio Cane ci bello, sta, no? Notte larga pezzo dei Cambio Cane ci sta. Per voi pezzo che, atmosferico. Per tutti voi. Stratosferico, ma atmosferico. Per tutti, per quei tutte. 7 miliardi e 500 milioni che di persone rimasti... che non sono andati a vedere Penne. Ecco, sì, esatto. Vorrei fare un conto più preciso, ma insomma. Si scusano gli astronauti di Elon Musk che non sono potuti andare, sì, perché erano in orbita, stazione internazionale. Si scusano, ma scusate, non hanno potuto. Ma, insomma, loro stanno ascoltando Allora Credio, esatto, e cercando di hackerare Allora Credio. Esatto. E mettiamo notte larga dei Cambio Cane. Bella questa. No.
Alloni, basta far l'irdiota, l'irdiota. Sopraffatto dai Grateful Dead. Ti piace quel pezzo di Cambio Cane, figliolo? Sì, è molto bello. Notte lunga. Sì, certo. Comunque sbagli sempre qualcosa con ci sono i titoli e i nomi dei gruppi. Notte lunga, ragazzi. Sì, assolutamente. Notte lunga. Era notte lunghissima? Molto. Infinita per te. Quando farai il turno dalle 10 alle 5 di mattina, per te la notte sarà infinita. A montar faccio... portiere. Non credo perché succederà. Abbiamo appena iniziato. Oh, se succederà. Abbiamo appena iniziato a fare i turni e... vabbè, lascia stare. Ti ringrazio. Basta. Dopo vuoi salutiamo suonare qualcosa? Anche, dopo? Salutiamo anche quelli che sono appena collegati adesso. Che non sanno che anche noi stiamo trasmettendo in ritardo perché abbiamo avuto un disguido tecnico che i nostri, diciamo, tecnici hanno riparato prontamente. Sì, raga, grazie di aver aggiustato tutto. Però ma adesso tornate nella gabbietta. Questo qui è esibizionismo, è mania di protagonismo. Sei, state no. Là e basta. Oh, cioè, che sexy. Sì, però smettila. Vergognati, torna. Vergogliati. Vergoglia, cioè diventa papa. Persona diventa papa. Alloni potresti diventare. Ok, basta, è morto, basta. Allora, bella. Allora, adesso c'è un pezzo di Iggy, ragazzi. Attenzione. Adesso c'è Iggy. Parlami di Iggy, Alloni. Iggy, parlami di Alloni. Venne qui in un lontano, venne in un lontanissimo passato. Sì. Con il suo tastierista professionista Luca e ci intrattennero con 4-5 pezzi, hanno fatto. Pezzi anche verranno 6, anche sì. Con la band completa, si spera. Sì, appena ci sarà, appena partirà, diciamo, tutto il baraccone delle 100.000 sessions, amici. Sì, baraccone non è nel senso baraccone che è tipo una roba dei baracconi, andiamo ai baracca. Sì, non è che c'è il calcio in culo, l'otto volante, il tagadà, la nave pirata, cioè, se verrà Bonetti il calcio in culo ci scapperà, però sì, però senza cosa rotante, no, assolutamente. Solo calcio in culo e basta, sì. E non vinci e non devi prendere il peluche, vince dei cotechini in testa. Beh, allora, dicevamo, il prossimo pezzo, ragazzi, è di Iggy and His Boots e esatto. Giustamente il titolo ci sta, vai. You Can Fall. We'll be right back.
grande Iggy. Questo era il buon Igoppia. Bella Iggy. Oh, You Can Fall. Disco del questo era un disco del 2014 che aveva registrato il vecchio 100.000, se non sbaglio. You Can Fall. Bella. Iggy and his boots. Allora, vuoi dire qualche altra data, visto che ci siamo? Ricordiamo. Siamo a metà show. A metà questo, show, questo comunque è uno show perché abbiamo, esatto, questo siamo è uno spettacolo, no? Un po' dopo. Cioè, è uno spettacolo stupendo, mi pare. Vecchio, noi diamo. Cioè, ho dato un'occhiata veloce, mi sembra veramente uno spettacolo meraviglioso da vedere. Diamo. Ci sono colpi del filo scena. Spinato da torcere a molti. A Penne, calcola stasera. Che quello lì, sì. Abbiamo. Cioè. Penne, ti ricordo che è stato in un programma televisivo, sì. Non mi ricordo qual è perché non guardo la TV da mai. I soliti ignoti. Ah, i soliti ignoti. A giusta chitarra. Se io ci ho tenuto a precisare sotto la sua foto che ha postato l'altro giorno. No, a me l'hai solo danneggiato, Penne. Era tot mila euro comunque. Il suo, sì, ma il lui suo non c'entrava niente con quei soldi lì. No, lo so, ma lui personaggio mi pare che valesse ma, tra i 25.000 no, e i 30.000 euro. Lui li ha fatti automaticamente perdere al concorrente e a tutta la sua famiglia. Di cosa così. Ti occupi? Dove vengo da Sassuolo? Hai visto il file? Andate a vedervi il file. Che file? I soliti ignoti. Il video vuoi dire? Il video, sì, il file, video, il cazzo che te se frega. Di Penne ospite dai soliti ignoti, che già nasce come programma massimo di marchetteria stellare per quello che riguarda i teatri. Vabbè. Inizia la polemica allosa. Vai. Ma vabbè, sfogati, figliolo. No, è vero. Sei su Aloro Credio. È la tua piattaforma. Esatto. Puoi dire guarda, quello che vuoi. 25 visualizzazioni. Nessuno ti criticherà qua. Esatto. Semplicemente spegneranno YouTube. Non è vero. Non c'è niente da fare. Siamo... Bella Iggy, grande. Grande Iggy. Ci siamo. Critica Iggy. Quel programma. No, beh, è un non programma... so assolutamente. Calcola che non so assolutamente di cosa si tratti. Lo so io. Allora c'è Amadeus che col suo nasone Amadeus. Invita. Ah, Amadeus, ho capito chi è. Era un disc jockey. Sì, è quello col baffetto. Quello sì. Con la voce un po' così. Sì, ho capito chi è. Col naso pronunciato. Vabbè, il naso non mi pronuncio io perché. Sì, ma almeno tu non sei su Rai 1, almeno è già qua che non sei su scala nazionale, anche se in realtà si scusa può. Ma appena ha detto non compri un cazzo, secondo l'ha me detto, ma perché quella puntata lì è senti è Mega, tu vieni qua tutte le volte e non compri mai un cazzo, non è mica possibile, come no. Va appena non si vende ah, un mai cazzo non si vende un cazzo il giorno dopo la Mercedes esatto. Si vende un cazzo moto, non si vende un cazzo, che tra l'altro il business principale non sono le anzi, nonostante è un negozio di musica, sono le action figure. No, vabbè, quello credo sia abbandonato. Credo le sia un ricordo del terribile, ma un ricordo del passato. C'aveva le cose di Ultimate sì, sì. Warrior, no, lui era, Hulk Hogan. Lui era il suo eroe era Hulk Hogan. Adesso esatto. Poi non ho mai indagato più di tanto perché sinceramente ogni volta gli scoppiavo a ridere in faccia. Però grande Penne. Domani vado da Penne a prendere le corde. Sarà un po' in banana perché stasera c'è il concertone. Lasciami indovinare. Libero, esatto. Lasciami indovinare. Prendi le corde. Non compri mai un cazzo. Che grande il mio pennotto. Vabbè, allora dopo ci sarà ragazzi, la rubrica allo polemica. No. Come sai Jerry polemica quel personaggio di Macho Capatonda. No, non lo conosco. Allo sì, polemica. Beh, Jerry. No, il problema è che in tempi non sospetti, prima che aprisse la sua attività, lui era Mr. Gold. Ma cosa c'entra? Stavo parlando. Ah ok, di sì, Penne, sì. Mr. No, Gold. Io parlo prima... di altro. No, per me era però... chiuso il capitolo Penne. Ah ok, scusa. Bene, allora il prossimo pezzo, supportate ragazzi. Supportate il Regno Trinacria! Supportate il Regno Trinacria! Supportate il Regno Trinacria! Supportate il Regno Trinacria! Supportate! Allora, cos'è che avevo scelto? Questa qua, un pezzo dolcissimo del nostro Manuel Bellone and Hank. Che non ho ben capito chi sia, però deve essere un suo amico con cui ha fatto questi pezzi. Ok. Hank. Mm-hmm. E quindi mettiamo questa. Non la leggo. Sì che lo leggi. Manuel come quello di Lenny Kravitz. Sì. Thinking of you and all the things that you wanna me to say and I'm dying now. Oh my. Dopo potremmo fare un Butterfly di Lenny Kravitz. Non me la ricordo. You are the most beautiful. No, non lo so, non l'ho mai saputa. I've seen. Sì. Vabbè, si sono due note non le so veramente da... Sono fai quelle bene. Due che non so, Velgio. Fai bene. Peccato. Sono sette, ma quelle due lì ne so cinque. Vabbè, la riarrangiamo esatto. Facciamo in minore sì. Manuel Bellone and Hank Thinking of You.
parte già con acustica storica. Esattamente. Manuel, ecco, vedi, l'altro giorno pensavo sarebbe figo avere anche Manuel a suonare qua, solo non è esatto, appena la prossima volta che viene su facciamo tutto live elettrico e live acustico con Manuel, serata post, sì, esatto, bisogna trovare, sì. Manuel, lo so che non ci stai ascoltando, adesso ci sbattiamo per trovarti un paio di date, un weekend, così vieni su e fai anche a loro credio. No, io dicevo quella lì, quella che fa, stavano decidendo se fare un pezzo o meno, ma mi era venuto in mente quella di Lenny Kravitz, visto che si parlava di Lenny Kravitz. Aspetta, me vacca boia poco bella. Beh, sai, sì. Love is just a lonely highway. I'm out here on the open road. I'm old enough to see behind me. Non lo so. Sì, sì, adesso lo cerco. I'm feeling my soul. I don't wanna lose.
lose you, baby. Ma che si chiama, ragazzi, sto pezzo, ve lo ricordate? Can get you off of my mind, tipo. Got a pocket full of money. No. Can get you out of my mind. Vabbè. Bello, aspetta. Vabbè, vediamo se lo facciamo dopo, magari. Sì. Dai. Cosa volevi aggiungere? Alloni? Sto cercando il trip. Eccolo, aspetta che cerco il testo. Allora. Ah. Minchia, che pezzone, pezzo solo. Madame. Allora, mettiamo intanto il prossimo pezzo. Yeah! Che è un po' che non mettiamo sì. Il nostro dolce amichetto. Il nostro dolce amichetto. Cavaliere delle stelle. Cavaliere del lavoro. Cavaliere delle stelle che viene dallo spazio. Sì. Ormai abita tra di noi, però lui viene dallo spazio. Abita dentro di te di notte, tu no. Non te ne accorgi perché ti droga. No. Sicuro che è. Non è vero, invece okay. È un mio amico. Ogni tanto. Vabbè, sì, questo ogni non, tanto, non esclude tanto, il fatto che sia un tuo amico. Sì, è mio amico, ma ogni tanto. Intimo amico. Si presenta con i suoi veri occhi. Non so se ti ricordi. Sì, vabbè. Fatta un grande sogno. Ma per il problema è che è vero, che i suoi veri occhi sono quelli lì. Lui si mette delle lenti a contatto normali per apparire con meno. In realtà lui ha gli occhi da drago. Da zombie impazzito. No, da drago, da serpente. Prossimamente vi faremo. Poi lo invitiamo, ma basta, adesso lo chiamiamo stasera. Fa te. Allora, il prossimo pezzo è di Fred J. Knight con Sognerai. Pazzo vecchio sto ragaz, però va bene così. Sognerai
grande Freddy. Questo era Freddy J. Knight. Da me ha affettuosamente chiamato Jedi in fright per la mia compulsività non dover fare assolutamente a tutti i costi l'anagramma delle parole. Sì, sì, Panè, era Can't Get You Off of My Mind, ma non la ricordo bene. Vuoi fare una strofa? Hai perso già il testo? No, forse ce l'ho in tasca. Facciamo la prima strofa, perché tanto comunque non mi pare che abbiano pagato niente, ragazzi, perché sono collegato. This is song Lenny Kravitz for you, baby, tonight. Life is just a lonely highway. I'm out here on the open road. I'm old enough to see behind me, but young enough to feel my soul. I don't wanna lose you, baby. I don't wanna be alone. I don't wanna spend my days without you. Esatto. But for now I got to be alone. I've got a bucket full of money and a bucket full of keys that have no bounds. When it comes to loving, and I just can't get it off of my mind. C'è un pezzo light. Comunque, visto che non avete pagato, questa era la demo improvvisata. Sì. Beh, però se iniziano a fare delle donazioni PayPal, figurati. Su un indirizzo che non ho dato. Sì, certo. Gmail.com, pagatemi. Sì. Quest'autunno l'Authority dell'energia ha aumentato il costo dell'energia per gli utenti. Figli della cazzata storica. Quindi ci veniamo incontro. Domani chi è che suona? Allora, Aloni, ricapitoliamo i live di domani intanto. Domani è venerdì, suonano gli 24. Excite. Domani suonano gli Excite al Orange 182 al Parco Enzo Ferrari. Little Banda Buffo in elettrico a Magreta alla Palazzina o alla mi sbaglio? Alla palazzina di Magreta o mi sbaglio, Donny? No, non ti sbagli. Sei solo uno stronzo. invece sabato pub La Grotta, compleanno del Rambler Rock Super Party, dove lei metterà anche dei dischi dopo. E prima suoniamo con gli Shotguns in acustico. Yeah, con Bunetti, Fede Ansa, Macca, Megan, credo, non so se viene Macca, we don't really know. Cioè viene ma non so se suona. Sì. E invece Pandoria ed Out of Summer beer stop di Ranamello. Maranello. Mi volto e vedo statue di sale sotto il sole, si muovono. Chi sei? Ti chiedo io. Sono statue di sale e mi son perso cercando te. Non guardarmi mentre lo dici, però. Dove cazzo eri? No, guardavo. Cazzo eri? Ti ricordi anche la seconda strofa? No, basta, cioè questa è una radio di musica, una radio registrata a pezzettoni. Registrata, la radio fresca a pezzettoni. Sì, esatto, come gli yogurt. No, come la marmellata Santa Rosa. Con i pezzettoni di frutta vera dentro. Ranta Sosa. Allora, adesso ci sono i... Niente po' di meno e che... Dei regashish, che speriamo, di cui speriamo presto di avere degli altri pezzi, perché sono mesi che mandiamo gli stessi sei. Mi aveva detto la Valmo, io lo dico ogni tre puntate, la Valmo mi aveva detto che stavamo finendo... Ma è come te che vuoi essere pagato col PayPal, loro voglio che tu gli compri CD, secondo me. Io non compro un cazzo, Io non compro un cazzo, amico. Io non compro...
Ah, ecco, Harlem Nights. Harlem Nights. Bisogna fare la, la rubrica Allora Credio consiglia cinema. Sì, adesso sì, la prossima puntata, ragazzi. Prossima puntata, piccola rubrichina in cui consigliamo un film a testa. Io non compro un cazzo. Io non compro un cazzo, amico. Non possiamo mettere gli spezzoni, perché sennò ci bannano l'anima. Esatto. Però te l'avevo detto che i Monalli mi portavano sfortuna. Esatto. Che cazzo ci fa quella tante qui dentro? Esatto. Vabbè. Che cazzo ci oh, che c'è scritto lì? Race Place, sono io. Quindi qui entra chi cazzo voglio. Quindi compro quei dadi o ritiro. Harlem Nights, film di e con Eddie Murphy dell'86. Sì. Con Eddie Murphy, Richard Pryor. Film con più parolacce film di con sempre. Più parolacce della storia. Sì. Che bel film. Va bene, allora prossimo pezzo. Tocca ai vendicatori. Ma vaffanculo. Oh, che bella scena. Che cazzo credi di fare? Vabbè, non spoilerare. Esatto. Non tirare non via la trama. Non spoilerare la trama. Esatto. Allora, il prossimo pezzo sono i Vendicatori Calvi. Salutiamo la Valmo, Simon Drums e tutti gli altri Regas. Sì. Però questa è una versione, è un pezzo acustico. Wow. Relatività dalle Samsung Sessions, che non so cosa voglio, esattamente cosa Samsung si riferisca. Credo l'abbiano iniziato con un cellulare, però è venuto poi comunque bene. Allora se è andata così. Comunque sì, relatività Vendicatori Calvi. Tu credi che una volta che sarai andata via, tutto tornerà a brillare lucente, luccicante, senza pietà. Speri che un'immagine di me rimanga, ma che cosa, che cazzo vuoi che resti di questa farsa? Il tempo non è che solamente una distanza, il tempo non scorre, non passa né avanza, se è concepibile solo in avanti, è suscettibile agli elementi dei nostri corpi non più celesti, ma solo stanchi, bianchi e persi, solo stanchi, bianchi e persi, solo stanchi, bianchi e persi. Usami per una volta che sono rimasto io alla finestra a guardare, a fissare la strada in cui lui ti sfiorava. Vedi, sono io che salvo ogni stanza, così il giorno che tornerai alla terra saremo abbastanza del tempo che è solamente una distanza. Luogo immersi in epoche sempre diverse, per non finire sbranati da Crono, senza finire sbranati da loro, senza finire sbranati da loro, per non finire sbranati da Crono, senza finire sbranati. Per non finire sbranati da Crono, senza finire sbranati da loro, senza finire sbranati da loro. Belle Vendicatori, in attesa di vedere nuovi pezzi del disco che, da quello che avevo capito, stavano finendo di
produrre in sto periodo qua. Allora, Alloni. Ah, giusto, allora, giusto, stavo dicendo al mio bellissimo Alloni che sta scatarrando di là nel frattempo. Era un po' che volevo scaricare i pezzi di questi Regaz, ma mi venivano sempre in mente quando non ero davanti al mio computer e non avendo una tecnologia cellularistica ideale. O un sesto senso. No, perché alla fine ce l'ho fatta e non me ne sono pentito. Stiamo parlando degli Acid Base Town, del Buon Lobo e dell'Africano e del Micio, sono i tre che conosco. Ah, no, c'è anche il batterista, non mi ricordo se si chiama il batterista. Mark Paolini, credo. Dai. Non lo so. Vabbè. Gran bei pazzi, devo dire. Adesso ne mettiamo su uno e nelle prossime puntate sentiremo anche gli altri. Oh, poi comunque se gli Acid Base, no, se suonano so veramente dal vivo loro, cioè li potremmo chiamare dal vivo, che hanno tanto suonato che... di recente anche, no, secondo me. Sì. Lì al coso, al Kindergarten. Al Kindergarten, sì. Ecco, vedi, vedi cosa vuol dire mettere... Ho paura a chiamare l'Africano qua dentro, perché ho paura che distrugga, chiaro, la saletta, sì, come ha fatto come il vecchio 100.000. Ma certo, ma questo però, è da mettere in preventivo. Si rischia. Tra l'altro, sai quelle camere dove la gente va a sfogarsi? Sì, nel senso, a distruggere tutto? Sì, l'Africano lo fanno entrare, ma perché tanto è indipendentemente che sia una stanza da distruggere o meno. Tanto la distrugge comunque. No, oppure distrugge un piano di un albergo. Sì, esatto. E ti dico, non è successo, e non c'ero assolutamente. Che già entriamo nella leggenda. Sì, fatta. No, nella storia, non nella leggenda. Va bene, allora mettiamo gli Acid Base Town con questo pazzo, allora, che si chiama... No, stavo dicendo tra l'altro prodotto e registrato da Dario. Vabbè, dal buon Casillo. No, volevo dire che con influenza un letto, po' dub, reg. Avevo letto che suonavano loro, ma se non mettete le foto, io non so che siete voi, ragazzi. Teste di cacatoio. Non ho detto che sarei venuto. Tu non hai quel grandissimo strumento del moderno che è Facebook. Non ce l'ho, moderno. Volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che ascolteranno anche questa puntata in differita, sì, che le Rockstar non hanno, sì, Facebook. Quindi tu cosa c'entri? Era un'informazione gratuita. Ah, ok, va bene. Coincidenza vuole che non ho Facebook. A volte le coincidenze. Tu e le Rockstar non avete Facebook. Pensa le coincidenze. Cioè, pensa. Non ce l'ho io, pensa alle Rockstar. Va bene. Vedi. Comunque, vedi che ci sei arrivato da esatto. solo. Esatto. Allora, mettiamo questo pezzo. Non dirmelo degli Acid Base Town. E poi commenterete. Yeah. Siamo fatti per vivere insieme, no no non dirmelo. Siamo fatti per stare così, no no non dirmelo. Siamo fatti per vivere insieme, no no non dirmelo. Siamo fatti per stare così. No, no, non dirmelo. Siamo fatti per stare così. No, no, non dirmelo. Siamo fatti per vivere insieme. No, no, non dirmelo. Siamo fatti per stare così.